I Longobardi erano un popolo di stirpe germanica, inizialmente stanziato nel territorio del basso corso dell'Elba, alla base della penisola danese. Il nome Longobardi significa uomini dalle lunghe barbe, ma secondo le fonti antiche, originariamente si facevano chiamare Winnili, cioè combattenti. I Longobardi si stabilirono all'inizio del VI secolo d.C. in Pannonia, l'attuale Ungheria. Da qui, nel 568, guidati dal re Alboino, si spostarono verso sud, in Italia. Secondo quanto riferisce Paolo Diacono, il monaco longobardo che verso la fine dell'VIII secolo ricostruì la storia del suo popolo, l'esercito dei Longobardi giunse in Italia diviso in fare, cioè in gruppi di guerrieri appartenenti a famiglie discendenti da un medesimo antenato. Sotto la guida dei propri duchi, tali gruppi si mossero in maniera autonoma, stanziandosi gradualmente nei nuovi territori. La conquista procedette dunque soprattutto in base all'iniziativa dei singoli duchi, i quali, a capo di un numero complessivamente scarso di guerrieri, non avanzarono secondo un piano unitario, ma semplicemente nelle direzioni in cui incontrarono minore resistenza da parte dei bizantini. Questi ultimi, ancora alle prese con le conseguenze del lungo conflitto che li aveva opposti ai Goti, non erano nelle condizioni né di contrastare efficacemente la pressione dei Longobardi né di passare al contrattacco. Ma non si trattò soltanto di una spedizione militare, perché i duchi o capi si spostavano con tutto il popolo al seguito. In viaggio si misero intere famiglie, donne, bambini, anziani, portando con sé le masserizie delle case dalla forma allungata dove erano abituati a vivere, secondo quanto risulta da numerosi scavi archeologici. I Longobardi non erano moltissimi, si calcola tra 100.000 e 300.000 persone, ma si trattava in ogni caso di un popolo in marcia. In pochi anni, verso la fine del VI secolo, occuparono la maggior parte dell'Italia settentrionale e centrale, concentrandosi principalmente tra il Piemonte, il Friuli, il Trentino e la Toscana. Altri gruppi si stanziarono invece nella zona intorno a Spoleto, tra il Piceno e l'Umbria centro-orientale, dove fondarono il Ducato di Spoleto.